I vaccini anti-Covid sono stati il tema della puntata di Pronto Medicina Facile, la trasmissione curata e condotta da Paolo Castignani in collaborazione con Gigliola Edmondo, andata in onda ieri su Rete 8 in prima serata. Ospite in studio la dottoressa Graziella Soldato, dirigente medico dell'unità operativa complessa di igiene, epidemiologia e sanità pubblica della ASL di Pescara, che ha analizzato gli aspetti riguardanti i tipi di vaccini anti-Covid oggi presenti sul mercato, la loro efficacia, anche alla luce delle varianti del virus, e la loro sicurezza. Sul mercato sono arrivati, è arrivato anche l'ultimo, no? AstraZeneca, c'è sì. Pfizer, c'è Moderna, continuano a mancare i vaccini? Continuano a mancare i vaccini, sì, perché la produzione di un vaccino ha dei tempi piuttosto lunghi, essendo un prodotto biologico, non è una compressa dove vengono miscelate delle polveri con un principio attivo, si tratta di un farmaco biologico che si può contaminare e quindi ha dei processi di controllo molto più lunghi. Ci sono state persone che hanno avuto effetti collaterali? C'è stato qualche effetto collaterale inaspettato, ma comunque a rapida risoluzione. Il rischio zero non esiste in medicina, per tutti i farmaci in medicina. No. L'antinfluenzale non controindica la vaccinazione, qualsiasi vaccino può essere somministrato a distanza di 2 settimane dalla vaccinazione anti-Covid. Qualche dato sull'efficacia nei confronti delle varianti? Noi abbiamo soprattutto l'inglese. Sì, allora, dati a disposizione ne abbiamo perché ci provengono da studi già fatti. L'esperienza sul campo è ancora da verificare, perché abbiamo avuto casi di contagi in persone vaccinate. Però sapere se erano persone asintomatiche vaccinate già in corso di infezione. E se erano beccate la variante. Questa, comunque, come da indicazioni ministeriali, i soggetti che hanno contratto il SARS-CoV-2 durante e dopo la vaccinazione vanno comunque attenzionati per vedere se, facendo il sequenziamento del virus, si tratta di una potenziale variante. Questo è un'attenzione che va posta sulle persone assolutamente vaccinate. Assolutamente sì. E ci sono alcuni studi, seppur con certi limiti. Per esempio, il vaccino Pfizer mantiene gran parte della sua efficacia contro la variante inglese e contro la variante sudafricana. Certo, dovremmo è da studiare. Ci sono studi in atto.